Audiolibro I fiori dell'ignoto di Pietro Trevisan, capitolo settimo, Il mistero di Montelecchio, quarta parte e prima parte dell'ottavo capitolo. Non parlateci difficile, dottore. Ehi, c'è qualcosa nell'acqua là, dove il fiume è più profondo. A una distanza di 50 passi c'era una grande increspatura che quasi sembrava un vortice, in un punto dove l'acqua semifangosa scorreva più distante dai ghiaioni. Istintivamente i quattro uomini cominciarono a ritirarsi silenziosamente verso il punto dove avevano lasciato i loro vestiti e nello stesso tempo si guardavano attorno, come aspettandosi altre misteriose sorprese provenire dagli alberi lungo la riva. Ormai erano spaventati da tutto. Poi l'essere apparve. Prima emerse con la testa, poi comparvero le spalle mentre avanzava dove l'acqua era più bassa e infine, raggiunto il punto dove si poteva toccare, si alzò passo dopo passo finché apparve nella sua interezza, a parte i grandi piedi palmati che rimanevano immersi e di cui si poteva intravedere la forma. Hermann e Larsin urlarono perché prima di allora non avevano mai visto uno di quelle creature, ma non era il caso di Veltur e Maxtran. «Un saguseo! Cosa ci fa qui un saguseo?» esclamò Maxtran. Veltur, una volta compreso cosa aveva di fronte, non fece una piega e parlò con incredibile autocontrollo e distacco. Più comunemente detti tritoni vivono quasi tutti presso la riva del mare, alle foci dei fiumi o nelle lagune o in zone paludose. Non ci sono mai stati tritoni qui e non dovrebbero essercene. Non è un ambiente adatto a loro, a quanto si dice. Acque un po' troppo fredde e spazi ristretti. Ma io credevo che fossero metà uomini e metà pesci. E io avevo sentito dire che le loro donne si trasformano in serpenti ogni ultimo giorno della settimana, commentò sarcasticamente Markstrand. Guardalo bene, Larsen, non è forse in parte uomo, in parte pesce e in parte serpente? Guardarlo bene, io lo trovo orribile, non riesco neanche a guardarlo di sfuggita. Infatti Larsen aveva già riguadagnato l'asciutto e si stava rimettendo i vestiti. Prese la adamantina spada di Hermann e gliela passò. Faceva un certo effetto vedere la massiccia figura nera nuda di Hermann sopra le dune di ciottoli, con la spada splendente come cristallo in mano, e l'altrettanto massiccio Larsen che si riparava dietro di lui spaventatissimo. Rimanete calmi, non c'è motivo di pensare che sia ostile, sentiamo cosa vuole. Aveva un bel dire il medico di rimanere calmi perché la visione del gigantesco saguseo era davvero terrificante. Era un gigante come tutti i sagusei, un Thyrsen di statura media gli sarebbe arrivato appena allo stomaco. La statura media di quella stirpe oscillava dai 2,20 m ai 2,5 m. Più alti dei sileni, ma più bassi dei giganti. La sua pelle era interamente ricoperta di squame fra un cupo verde muschio e il più brillante verde ramaro, che sfumavano in un color nocciola sul petto e sul ventre. Le enormi mani palmate, di un verde più scuro, avevano quattro dita, con unghie lunghissime e appuntite, simili ad artigli. Il volto, senza naso e senza orecchie, ricordava una via di mezzo fra un rettile e un pesce, con la grande bocca dalle grosse labbra cascanti, che mostravano una fila di denti appuntiti e bianchissimi, quasi trasparenti. Ma erano gli occhi la più spaventosa di tutte le sue caratteristiche. Enormi, grandi come arance, sporgenti come quelli di una rana, erano di un rosso fra lo scarlatto e il diramato che sfumava in un giallo arancio attorno alle sottili pupille a fessura. Sbarrati come fanali, accentravano l'attenzione in modo quasi ipnotico. I sagusei normalmente non suscitavano molta simpatia anche quando si dimostravano amichevoli. Tutto quello che riuscivano a suscitare nel cuore degli uomini era qualcosa che oscillava tra il terrore puro e il reverenziale timore. A parte quando non comparivano con il loro vero aspetto,
ma con uno scelto allo scopo di sedare la paura. Se ne stava là, immobile e gocciolante, dalle squame scintillanti sotto il sole estivo, e li osservava silenzioso. Poi alzò la mano sinistra, tesa in avanti, nel tradizionale gesto di saluto dei Thursena, come a calmare i quattro uomini con un segno di saluto. Dalla sua grande bocca, dagli orli discendenti, uscirono poche parole, con una voce vibrante, quasi gracchiante e molto profonda. State attenti, soprattutto ai fiori rossi. I guardiani arrivano sempre dovunque loro sono già giunti. Poi si voltò e si rituffò nelle acque, nuotando lungo il corso del fiume, da dove sicuramente era venuto. I quattro si guardarono allibiti per parecchi secondi. Dottore, siete sempre dell'idea che non siamo stati esposti a fumi drogati o qualcosa del genere? Ditemi che avete visto e sentito quello che ho sentito io. Veltur non rispose. Larsin, riavutosi dal terrore, domandò con un filo di voce: quel mostro è uscito dalle acque solo per dirci cose prive di senso e poi sparire? E adesso cosa racconti in giro senza essere preso per ubriaco? E lo domandi pure? Assolutamente niente, sbottò Markstrand. Capitolo ottavo. La visita notturna. Veltur, Larsi e Dermen accompagnarono a casa sua Markstrand, che li invitò a bere qualcosa sotto il portico della sua fattoria. Mentre parlavano seduti al tavolo nell'ombra del portico della fattoria, con i loro calici di sidro in mano, si misero d'accordo che per il momento non avrebbero parlato a nessuno di quello che avevano visto. A un certo punto Larsi notò qualcosa di strano che sporgeva dalla bisaccia di Markstrand, che aveva lasciato accanto al suo sgabello, un qualcosa che appariva di un verde sgargiante, straordinariamente brillante. Per il sangue di Tinian, che razza di colore hanno usato per quella roba che hai nella bisaccia? Ah, quello! L'ho trovato su in cima a Monte Leccio, quasi nascosto da un cespuglio. Ho pensato che sarebbe piaciuto alla mia donna. Ma chissà, forse lo si potrebbe vendere. Maxan lo tirò fuori dalla bisaccia. Era quello che sembrava essere uno scialle o un velo di un tessuto finissimo e molto morbido, che pareva seta, anche se sicuramente non lo era. Il tessuto trasparente era di una tinta acquamarina, decorato da strani grovigli di arabeschi e di spirali di un verde brillantissimo, quasi fosforescente, con file di cerchi intersecantisi sui bordi. Secondo uno stile, un disegno raffinati e sconosciuti all'arte dei Thursena. L'avrà perso qualche fata, come qualcun'altra ha perso la coppa trovata da Larsi. Si devono essere proprio spaventate, più di quanto ci siamo spaventati noi. Un oggetto del genere, infatti, potrei venderlo a un bel prezzo. A ben pensarci, forse potrei vendere anche la mia coppa. Non sono molti gli oggetti fatati che finiscono in mano. Che finiscono in mano umana, anche perché si dice che se uno ne viene in possesso in modo non lecito, essi portano disgrazia. Ci si recita sopra una preghiera, la si spruzza di acqua consacrata e il gioco è fatto, e poi anche la tua coppa rischia di portarti disgrazia. Staremo a vedere, la preghiera e la spruzzata di acqua consacrata ce la metterò anche io sulla mia coppa, ma non credo che avremo dei problemi. Potevano fare a meno di lasciare la loro roba per terra, quelle là. Larsi non era un credulone, ma non era neanche esattamente uno scettico. Le sue superstizioni ogni tanto le aveva anche lui. Era un contadino quasi analfabeta e condivideva la mentalità della comunità in cui viveva. La paura degli spiriti, delle fate, delle stregonerie erano una cosa normale nei villaggi dei Thursena e ancora di più in quelli posti verso i confini del paese, più lontani dai grandi centri della civiltà. Per sicurezza, ogni tanto rivolgeva preghiere di scongiuro su oggetti, eventi, persone e situazioni considerate foriere di disgrazie e malefici, esattamente come facevano tutti i contadini Thirseniac, anche se poi non era un frequentatore del tempio ed era amico di quel miscredente infedele di Veltur, e in parte ne aveva assimilato la mentalità, forse per sentirsi un po' simile a un colto uomo di città. I quattro rimasero a chiacchierare al tavolo per il resto di quell'ozioso pomeriggio di festa, e
e la discussione gradatamente si spostò da quello che era successo sul monte e sul fiume ad argomenti più usuali. Ad un certo punto non ne poterono più di rimuginare su quello che avevano visto, per quanto potessero essere spaventati, soprattutto Larsen e il povero Ermen, che aveva sperato fino all'ultimo di scoprire che era tutto normale, che il Monte Leccio non era la sede di prodigi spaventosi e che forse davvero lui aveva preso un grande abbaglio quando aveva visto quel demone volante. Così, per allentare la tensione e un po' complice il sidro e i cibi forniti da Markstrand e la sua famiglia, avevano cominciato a parlare di desideri personali, di affari, di vecchie esperienze. Veltor cominciò a narrare di quando, da giovane, aveva incontrato dei tritoni sulla costa meridionale del Beltian, dove nei villaggi di pescatori venivano a commerciare scambiando pesci e frutti di mare e pepite d'oro estratte dal mare con oggetti d'artigianato. Raccontò di come non bisognasse avere paura di loro, anche se avevano un aspetto orribile. La gente che vive lontano dal mare o è semplicemente molto ignorante, se l'immagina come esseri con il corpo di uomo e di donna sopra la cintola e di pesce sotto. Anche nelle illustrazioni dei libri a volte vengono rappresentati così. Ma questa idea è frutto di un equivoco, perché quando li si descrive a chi non li ha mai visti, si dice che sono metà uomini, metà pesci, oppure in parte uomini, in parte pesci e in parte serpenti. Così che tanta gente si immagina degli esseri fatti con un pezzo di uomo, un pezzo di pesce e un pezzo di serpente. Ma non è così. La verità è che si intende dire che per alcune caratteristiche assomigliano agli uomini, per altre ai pesci, per altre ai serpenti. È difficile definirli e forse alcuni preferiscono non farlo per non spaventare troppo la gente umana, descrivendo troppo bene il loro terrificante aspetto. A volte li chiamano anche i giganti dal volto di vipera, e allora ci si immagina degli esseri altissimi come un albero e con la testa di serpente, e anche lì non ci siamo. Sembrano uomini perché il loro corpo è simile a quello umano, e se vogliono possono camminare sulla terraferma per un certo periodo di tempo, ma assomigliano ai pesci perché vivono in acqua, le loro mani e i loro piedi sono palmati per poter nuotare meglio, e assomigliano ai serpenti perché i loro occhi e il loro volto assomigliano a quello di un serpente. E infine ricordano sia i pesci che i serpenti perché sono interamente ricoperti di squame verdi. Avete visto bene quel tritone o saguseo che dir si voglia? Era terrificante, quasi da non poterlo guardare, ma si tratta di esseri molto antichi e molto saggi, famosi per essere degli ottimi consiglieri, soprattutto per noi uomini, che invece siamo una stirpe giovane e sventata. E lo dicono anche le nostre più vecchie tradizioni, che sono sempre stati saggi consiglieri degli uomini, perché quando stava per arrivare il diluvio, furono appunto alcuni tritoni, inviati da Apson, il dio dell'abisso, il serpente antico, ad avvertire il nostro antenato, il re Manoa, di costruire l'arca della salvezza per salvare se stesso, i suoi familiari e il suo popolo. Essi sono la prima stirpe, i più antichi di tutti, poiché la vita è nata nell'acqua e da essa proviene. Sarà, ma io preferisco non averci nulla a che fare. Chi vorrebbe aver commercio con qualcuno che ti guarda dall'alto con due occhi rossi come il sangue e grandi come mele e che tra l'altro puzza orribilmente di pesce? Dei santissimi, non me li scorderò più quegli occhi e neanche quell'odore. Eppure Larsen, sei felice di poterlo rincontrare e di poter conquistare la sua amicizia. Sarebbe un portento se qualche tritone si stabilisse nel nostro bel fiume e volesse vivere accanto al nostro villaggio. Forse mi rivelerebbe qualcuno dei grandi antichi segreti di cui il suo popolo è custode da tempi immemorabili. Segreti più grandi e profondi della più antica alchimia dei nani, che tanta prosperità e benessere ha portato al nostro paese, e persino degli ancora più antichi incantesimi delle fate, le custodi del destino. Segreti che forse ci aprirebbero la cura di malattie prima considerate inguaribili, e in ogni caso sarebbe un bel aiuto per la pesca, come lo sono per i pescatori della costa. Difatti si dice, sanno come un pesce. Ci si riferisce ai tritoni, immagino. La loro vita è lunghissima, senz'altro, più lunga di quella dei nani o delle fate, che pure vivono secoli interi. Alcuni dicono che siano immortali, ma non è vero.
Semplicemente i loro anni non si possono contare. Pensate, il Saguseo che abbiamo visto potrebbe essere così vecchio da aver visto la fondazione del Regno Aureo più di 3.000 anni fa. Una volta lessi che la loro vita media dura almeno 12.000 anni. Infatti, la loro stirpe è antica di milioni e milioni di anni e le loro origini si perdono nella notte dei tempi. Solo Kellur stessa è più antica di loro. Alcuni in passato hanno cercato di capire ad essi il segreto della loro longevità, invano. E infatti io credo che tale segreto noi non potremmo acquisirlo a nostro vantaggio, perché la loro longevità è frutto solo della loro antica natura, non di qualche segreta alchimia. Ma voi pensate che lo rivedremo, dottor Laran? E chi lo sa? Neanche sappiamo perché è arrivato fin qui. Dicono anche che il loro regno in fondo al mare sia pieno d'oro. Se fosse vero, non sarebbe male divenire suo amico, per quanto spaventosa sia la sua compagnia. Dicerie. Nessun uomo può dire di aver visto le loro città marine. E come potrebbe poi? E in ogni caso, i tritoni che conosciamo noi non vivono nelle profondità, ma nelle paludi e nelle lagune, dove non hanno certo città d'oro. Io mi accontenterei dell'acciaio adamantino, come quello della spada di Hermen. L'Elsa è fatta in lega di rame e argento, credo. Maxran, fin dall'inizio, aveva mostrato di essere ammirato della spada di Hermen e avrebbe desiderato che gliene forgiasse una uguale, anche se gli fosse costata un occhio della testa. Bada, una spada di acciaio adamantino come questa ti verrebbe a costare più di 1.000 pentacoli. Non ti preoccupare, li avrai, ma se un giorno dovrò affrontare qualche oscura minaccia alle porte, della mia casa, voglio avere una spada come quella al mio fianco. Dopo essere rimasti là a chiacchierare per alcune ore, si lasciarono con la promessa di rivedersi la settimana seguente, sempre nel giorno di Usiltin, con il proposito di andare a fare una visita allo strano eremita di Monteleccio. Hermen, però, non era sicuro di voler venire. Larsen fece una proposta per trovare un compromesso. Vorrà dire che rimarremo a pescare sul fiume io e te, Hermen, mentre loro due andranno dall'eremita. Li aspetteremo sul tratto di fronte al monte e controlleremo se per caso non tornerà al Saguseo. Va bene, ma secondo me dovremmo avvertire i gendarmi. Per che cosa? Per dirgli che sul Monte Leccio c'è una strana invasione di gatti selvatici? Io veramente volevo dirgli che si svolgeva il Belk su Monteleccio. Sistema migliore per spaventarli e convincerli a starne lontani. I nostri gendarmi, appena sentono parlare delle fate, se la fanno sotto dalla paura. Io credo che se la farebbero sotto anche se vedessero quei maledetti gatti. Quando se ne furono andati, Maxtan mostrò a sua moglie Larsi lo strano scialle fatato, dicendole dove l'aveva trovato, ma senza fornirle troppi particolari. Larsi lo guardò dapprima esterrefatta, poi lo prese in mano e ne osservò i complessi e delicati arabeschi verdi e i motivi di foglie di vite e grappoli, soffermandosi sui giochi di cerchi intersecantisi. Maxtran, noi non possiamo tenere questa roba, e tantomeno io e le mie figlie possiamo indossarla. È un oggetto fatato e porta sventura se non ci è stato donato espressamente da una fata. E allora lo venderò, ma neanche per sogno, faresti ancora peggio perché poi non potresti riparare il danno. Devi portarlo prima possibile dove l'hai trovato e lasciarlo là. Non farò una stupidaggine del genere, le fate l'hanno lasciato nel bosco, potevano fare a meno di abbandonarlo. Non l'ho mica rubato. Larsi gli avvicinò lo scialle, mostrandogli gli strani cerchi intersecantisi. Li vedi questi cerchi? Sono una specie di scrittura, scrittura fatata, scrittura magica. Mia madre era una strega, era povera e non aveva niente, neanche un uomo che la proteggesse. Ma non ne aveva bisogno perché era amica delle fate e conosceva bene molti dei loro segreti. Qualcosa l'aveva insegnato anche a me, ma io non ho mai voluto imparare le arti stregonesche. Questi cerchi sono come una firma. Significa che questo scialle è fatto per una persona precisa, la sua proprietaria, e solo per lei. Crea un legame indissolubile fra la proprietaria e lo scialle, per cui questo oggetto prima o poi tornerà a lei e tutti quelli che hanno cercato di impedire questo ricongiungimento la pagheranno cara.
Nessuno può possederlo, altrimenti non ne verrà niente di buono. Devi restituirlo, Markstrand, e l'unico modo è rimetterlo dove l'hai trovato. A quel punto Markstrand non si tenne più e cominciò a gridare raccontandogli dove l'aveva visto e di come lui e i suoi compagni fossero sfuggiti a una misteriosa orda di stranissimi, enormi gatti grigi, scuri come un cielo in tempesta, che li guatavano e li inseguivano dal bosco. L'Arti, in tutta risposta, si ritrasse mettendosi le mani sulla bocca e scuotendo la testa. Hai detto enormi gatti grigi e scuri? Tanti gatti? Oh no, no. E dimmi, c'erano fiori rossi nella radura? Tanti fiori rossi? Gigli rossi? Cosa stai platerando, donna? Altre favole raccontate da tua madre? Questi gatti li hai visti, no? Erano reali, non fandonie, no? Markstrand si bloccò, perplesso. Improvvisamente si era reso conto che sua moglie doveva sapere qualcosa che non conosceva né lui né i suoi tre compagni d'avventura. Io non lo so, ripensandoci mi sono chiesto se quei gatti non fossero un'allucinazione. Non ho mai visto degli animali così strani in tutta la mia vita. Riguarda uno dei segreti del Belk, Markstrand, i fuochi del Belk che abbiamo visto la notte del plenilunio. Devi scoprire se sono spuntati i gigli rossi. Di quali demoni parli, moglie mia? Ah, maledette le streghe di campagna e i loro malefici. Chissà cosa avresti detto se fossi venuta anche tu con noi. Se fossi venuta anche io con voi, forse avrei potuto fare qualcosa contro i demoni che si nascondono nell'ombra del bosco. Vi ho sentiti, tu e i tuoi amici, mentre chiacchieravate sotto il portico. Vi ho ascoltati parlare del Saguseo che avete incontrato nel fiume e di quello che ha detto. Ha parlato dello stare attenti ai fiori rossi e ha parlato anche dei guardiani. Voi non potevate sapere niente di essi perché non avete mai avuto a che fare con i segreti delle streghe. Ma io sì, devi tornare su Monte Leccio e portare un talismano con te che ti protegga dai demoni dell'ombra. E se non lo farai tu, lo farò io domattina, costi quel che costi. Rimasero a litigare per diversi minuti. Più Markstrand cercava di farsi spiegare di cosa stesse parlando sua moglie, più lei si mostrava evasiva. Faceva capire che aveva paura di qualcosa che non poteva rivelare pienamente, qualcosa che riguardava i segreti iniziatici delle streghe, qualcosa che non doveva rivelare perché sarebbe venuto a meno un giuramento fatto a sua madre. Alla fine Markstrand si stancò. Su quel maledetto colle non ci risalirò né io, né tu, né nessun altro della nostra famiglia. Almeno fino a quando quelle maledette bestie bazzicheranno quel posto. E siccome ho trovato io quel pezzo di stoffa, decido io cosa farne, come per tutto quello che riguarda le cose che sono mie. Larsi non provò più a supplicarlo, sapeva che non ci sarebbe riuscita. Quando parlava delle cose sue, diveniva di un'ostinazione assoluta, invincibile, che rasentava la violenza. In quei momenti spesso le faceva paura. Per tutti gli anni di matrimonio, lui le aveva fatto pesare in tutte le discussioni il fatto che la loro casa e il loro terreno fossero proprietà innanzitutto sue e non di lei, contrariamente alla stragrande maggioranza delle famiglie contadine del Veltia. Così come le aveva sempre fatto pesare il fatto che lei non avesse beni propri, perché veniva da una famiglia poverissima. Ciò che dava qualche diritto anche a lei era solo il loro matrimonio legale. Una cosa che lui le aveva concesso perché le sue figlie potessero ereditare la proprietà del terreno, che altrimenti sarebbe andata alle figlie delle sue sorelle, che vivevano in un villaggio molto distante da lì. Ma proprio per questo fatto, appena lei cercava di opporsi in qualche modo al marito, lui le rinfacciava ciò che aveva fatto per lei, tutto ciò che le aveva dato, e senza il quale lei sarebbe rimasta una nullatenente, costretta a fare la serva nella fattoria di qualcun altro. E quando questo succedeva, lei si ritirava in un angolo della casa e praticava i riti e gli scongiuri che la madre le aveva insegnato. Era il suo modo per reagire al senso di impotenza e a volte otteneva il suo risultato, perché, che ci si credesse o no, avvenivano a volte delle cose apparentemente casuali che mutavano la bilancia in suo favore. Le prime volte Markstrand aveva reagito infuriandosi per le sue strane pratiche magiche, ora invece si rassegnava. La mandava ai demoni oscuri dell'Orcun e andava a fare qualcosa fuori nel fienile o nella capanna degli attrezzi dietro casa.
Quella volta lei si ritirò in cucina e tirò fuori un amuleto lasciatogli da sua madre, uno strano ciondolo a medaglione di ceramica dipinta di verde, che da un lato aveva l'immagine di una civetta e sull'altro quella di un gatto, entrambi considerati animali sacri dalle streghe. Quella sera Maxtra non volle venire a cena, rimanendo presso il fienile, esercitandosi al tiro con l'arco, segno che era davvero infuriato.